ragazze, allora eccoci con un nuovo video. In questo video qui voglio farvi un po' vedere come si può trasformare un qualcosa che abbiamo in casa e che magari vogliamo modificare per problemi un po' logistici, nel senso, non so se voi siete un po' come me, che ogni tanto vi piace cambiare, vi piace modificare, e noi ultimamente abbiamo deciso di modificare, anzi totalmente cambiare il nostro bagno, quello in camera, perché volevamo una linea un po' più precisa, un po' più semplice, ma con un vero mobile del bagno. Comunque, se volete saperne di più, vi lascio al massimo qui nelle informazioni, nel pallino informazioni qua in alto, il video dove ho spiegato un po' nel dettaglio il perché e come abbiamo deciso di cambiare il nostro bagno. Comunque, fra poco arriverà anche un tour proprio di questa stanza. Comunque, torniamo a noi. Tra le tante cose che avevo in bagno ce n'era una in particolare al quale ero molto affezionata e devo dirvi che mi dispiaceva moltissimo doverlo abbandonare e doverlo andare a mettere in soffitta, come ho fatto con diverse cose, ahimè, che avevamo in casa. E quindi cosa ho deciso di fare? Ho pensato un po' a come potevo riutilizzarlo e mi è venuta un'idea fantastica. Ho mantenuto questo oggetto qui proprio nel bagno dove era già prima. E cosa ho fatto? Allora, era uno specchio che avevo acquistato diverso tempo fa, sinceramente non mi ricordo dove. Era uno specchio argentato che poi io nel tempo ho ricolorato. L'avevo fatto bianco e poi successivamente l'avevo fatto di questo rosa antico. E cosa ho fatto? Insieme a mio marito, perché noi due ci definiamo un po' io la mente e lui la mano, nel senso che io lancio l'idea e lui ovviamente lo metto poi al lavoro. Abbiamo con molta delicatezza, con molta calma, tolto lo specchio da questa cornice e abbiamo riutilizzato la cornice in una maniera davvero originale. Abbiamo deciso di fare un porta smalti, siccome io ho tantissimi smalti, soprattutto quelli vecchi di una volta che lasciavo proprio all'interno di un cassetto, sempre buttati così, e abbiamo deciso di fare questo porta smalti. Avevo queste tre mensole che mi avanzavano perché le avevo acquistate da casa. Ma siccome poi mi ero resa conto che la vendevano all'IKEA proprio della misura, cioè una mensola unica di IKEA era lunga come due di quelle che avevo acquistato da casa, e non mi era mai piaciuto la riga che divideva le due mensole, che si notava proprio qui sopra il letto, non mi piaceva quella riga che divideva le due mensole. E quindi quando mi sono resa conto appunto che all'IKEA vendevano una mensola unica della misura che serviva a me, ho tolto quelle due che avevo lì e l'ho cambiata con questa di IKEA. Quindi queste due mensole mi sono avanzate e le ho tenute per diverso tempo all'interno di un cassetto, e ne avevo una terza perché avevo in mente di metterla in bagno come mensolina. E avanzandomi queste tre mensole ho pensato di appendere, di applicarle appunto a questa cornice. Così mio marito si è munito di trapano, chiodini e così via, e me le ha attaccati. Allora, il risultato è stato stupefacente, è stato davvero bellissimo, perché questa cornice ha ripreso veramente vita. Mi dispiaceva davvero tanto non doverla utilizzare, e devo dire che in questa maniera qui mi piace forse ancora di più dello specchio che c'era prima, quindi dello specchio originario. È un'idea davvero semplice, molto, cioè, vederla così sembra difficile da realizzare, invece credetemi, è davvero molto semplice. Abbiamo appunto avvitato con l'avvitatore le mensole con un semplice chiodino che è passato dalla mensola alla cornice. Infatti si vede leggermente il chiodino, ma è una cosa talmente impercettibile che non si nota, bisogna andarci proprio vicino. E poi le abbiamo attaccate al muro. Come vedete non è ancora completata, nel senso che ai lati metteremo poi due pezzi di legno per coprire i buchi che ci sono alla mensola
perché l'abbiamo dovuta avvitare al muro. Comunque non li ho ancora messi perché volevo prima farvelo vedere nel video in modo proprio specifico, in modo che si veda bene com'è attaccata la mensola, le mensole. E niente, le abbiamo attaccate e poi io ho deciso di terminare questa opera d'arte con delle lucine che sono quelle lucine a LED molto piccole che ho tolto dalla lanterna che avevo messo quest'inverno Natale in quella coccarda che avevo fatto vedere natalizia contro la porta e l'ho messa lì. Questa è una piccola idea che ho voluto lanciare anche a voi e soprattutto mostrarvela perché sono davvero molto orgogliosa di ciò che abbiamo fatto. E niente, io con questo video vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, non costa veramente niente, basta cliccare qui dove vedete la mia faccina. E niente, adesso io vi saluto. Ciao ragazze, ciao!